A Teramo le dimissioni del gruppo di Futuro In scatenano gli avversari politici. Questo pomeriggio, infatti, la seduta del Consiglio Comunale si è trasformata in un confronto acceso, anche se per pochi minuti, tra il primo cittadino e il Partito Democratico, che, dopo pochissimo, ha abbandonato l'aula. Ritiene opportuno oggi aprire una discussione con il Consiglio Comunale su una situazione di una gravità enorme, con una giunta spaccata, dimezzata, vuota dal banco della giunta, vuoto senza assessore, una maggioranza dilaniata. Ritiene opportuno oggi aprire questa discussione o no? Perché altrimenti, se lei ritiene, non ritiene di aprire la discussione sull'unico tema su cui dobbiamo discutere in questa città, sulla città che affonda, su questo terreno che voi mi state mettendo in piedi, in questo tavolo politico che non si capisce che cosa sia la città, opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del primo cittadino e il ritorno immediato al voto. Non ci presteremo più a questo teatrino che ormai è diventato questo Consiglio Comunale, di una giunta che non ha rispetto del Consiglio Comunale, che non ha rispetto della città, che non ha il rispetto dei cittadini. E guarderemo con grande attenzione anche a coloro che in queste settimane hanno cercato di smarcarsi da questa giunta, perché ora se decidono di rientrare per loro è finita. Perché hanno adesso l'occasione chiave per poter chiudere questa esperienza fallimentare per la città. Una città distrutta, una città con piccoli feudi, una città con voti clientelari che porterà alla distruzione totale se non si cambia subito passo. E noi abbiamo detto che il sindaco si dimetta immediatamente e dia mandato e dia la possibilità a un'altra forza politica come il Movimento 5 Stelle di cambiare veramente e dare una svolta a questa città. L'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino Martina, promotore di Teramo soprattutto, tutto sottolinea nuovamente il ruolo del suo gruppo, che nell'ultima seduta consiliare ha dato l'ultimatum a Brucchi dopo l'uscita dalla maggioranza di Al Centro per Teramo, nel porre al centro del confronto questioni che esulano dalla semplice occupazione di un posto in giunta. Un'azione di questo tipo in questo momento forse da un lato complichi l'evoluzione del tavolo e dall'altro, laddove il sindaco, secondo me, abbia ben deciso di iniziare a fare il sindaco, forse lo faciliti. Anche questa volta il sindaco Maurizio Brucchi ha scelto la via del silenzio, ma nonostante questo, in apertura del Question Time, ha fatto capire bene che continuerà ad amministrare la città. Ho riflettuto molto questa mattina su quello che c'era da fare. È in corso un tavolo politico che ha il compito di affrontare e di cercare di risolvere questa situazione, e quindi ho ricevuto gli assessori della delegazione delle altre forze politiche che mi hanno dato la loro disponibilità ad assecondare quello che fosse, che sono le mie scelte, e io ritengo che questa città ha bisogno di essere amministrata. E quindi, almeno nelle more che si definisca il quadro politico, il nuovo assetto politico, e quindi ho deciso di continuare nell'attività amministrativa.